parliamo proprio di cani adesso, incontrando un cane straordinario, si chiama Lulu. Ed è un cane che sa fare tante cose, ma tanti cani sanno fare tante cose. Il bello è che le cose che sa fare Lulu sono delle cose particolari e sono molto utili alla sua proprietaria. La sua proprietaria, che per un incidente che ha subito non può camminare. Quindi Lulu è per lei un aiuto prezioso. Guardiamo questo servizio di Simona Fuso che ci mostra proprio alcune delle cose che Lulu fa per la sua padrona. Bella Lulu, porta il telecomando Lulu, brava, ma sei bravissima, brava. Porta le scarpe. For me and you, and I think to myself, what a world. E Lulu, ho bisogno della carrozzina. Chiamala Mari. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day. Tanti bacini. Bella. Bella. And I think to myself, what a wonderful world. Eccola qua, Lulu, l'avete vista nel filmato ed è qua in piazza con noi assieme alla sua padrona Alessandra Sant'Andrea. Buongiorno Alessandra, benvenuta. Allora, l'abbiamo visto nel filmato, lo sto vedendo anche io adesso. C'è un rapporto che è più che d'amore, di devozione vorrei dire. Lulu guarda la sua... Che è sempre brutto, che lo so, chiamare padrona, perché non c'è, non è un rapporto di padronato, la sua convivente, non so come chiamarlo, però che la tocca, la guarda, sta lì, sempre. Aspetta solo di capire quale sarà il suo desiderio per realizzarlo. E questo è bellissimo, e anche perché veramente è un aiuto. Assolutamente sì. È un aiuto, un forte aiuto. Quello che le dà. E purtroppo, come vi dicevo, Alessandra... qualche anno fa, nel 2002 per l'esattezza, è rimasta vittima di un incidente, sì, che ha avuto conseguenze gravi perché ha avuto una lesione midollare. Sì. Quindi da quel giorno purtroppo lei sta su una sedia a rotelle e può fare tante cose e tante altre no, ha bisogno quantomeno di aiuto. Ecco, ma Lulu in che cosa l'aiuta? Nella giornata, raccontiamo un po' la giornata, che cosa fa? Beh, sicuramente Lulu tutti i giorni, intanto è una compagna preziosa, è attenta a qualsiasi cosa faccio tutto il giorno, raccoglie tutto quello che cade per terra, apre le porte, le chiude, porta il cellulare quando suona, chiama aiuto. È una cosa molto importante. Sì, se c'è bisogno. È capitato che sono caduta dalla carrozzina, lei va a chiamare mio marito quando sono in difficoltà, per cui tantissime cose. Beh, quindi insomma non solo utile, a volte è proprio vitale la presenza di Lulu. So che però all'inizio non era così, insomma, quando vi siete conosciuti, invece di aiutarla l'ha fatta proprio cadere. Sì, quando ci siamo conosciuti praticamente il primo giorno, aveva 5 mesi, il primo giorno che siamo uscite in passeggiata mi ha rovesciato dalla carrozzina, mi ha ribaltata letteralmente all'indietro, per cui lì ho pensato che avesse bisogno di un'educazione. Doveva imparare alcuni principi, essere addestrata, e quindi è stata addestrata, ha imparato benissimo. Sì, sì. E adesso poi vedremo pure se riusciamo a farle fare qualche cosa. Fra l'altro Alessandra, forte della sua esperienza, ha deciso di rendersi utile anche per altre persone diversamente abili e un addestramento di cani per disabili, vero? Sì, praticamente io tramite l'associazione Chiaramilla, che è quella per cui lavoro, io ho iniziato, prima mi sono formata come istruttore praticamente e poi ho iniziato a fare, certo, a fare di questo un mestiere. Quindi lei adesso insegna ad altri cani a diventare bravi come lui. Sì, ho iniziato questo percorso, assolutamente.
Esattamente. E, è iniziato tutto in realtà proprio dal fatto che Lulu mi ha ribaltato dalla carrozzina. Da lì, facendo tutto il percorso con lei di educazione di base, poi fu proprio la sua addestratrice che mi disse: guarda che Lulu può imparare tante cose e Marina, soprattutto può aiutarti. Da lì abbiamo iniziato a fare tutte queste cose. Sono andata anche a fare gare di obedience, che ci ha aiutato molto nel rapporto. Poi sì, successivamente, dopo ho conosciuto Marina. Sta parlando di Marina quando parla della... No, Marina è arrivata dopo. Ecco, perché Marina è un'amica che è stata utile, importante, proprio per incoraggiare Alessandra, per aiutarla a dedicarsi a questa attività che a sua volta è utile per altre persone. Allora mi piacerebbe che ci raggiungesse Marina Casciani, eccola qua. Buongiorno Marina. Buongiorno a te. Come sta? Grazie. Piacere. Ti accomodi. Sì. Ecco, Marina, come dicevamo, assieme ad Alessandra promuove questo addestramento particolare di cani per disabili. Ecco, è una specialista Marina di pet therapy e collaborano a tanti progetti. Sì. Voi come siete conosciuti? Noi ci siamo conosciute per caso, diciamo, perché io collaboravo all'epoca con l'istruttore che ha preparato Lulu, che si chiama Daniela, ad Argenta, c'era una fiera. Io ho visto quello che Alessandra faceva con il suo cane, mi sono innamorata della sua storia. Io per tanto tempo mi occupo proprio di dimostrare come animali correttamente formati possono migliorare la qualità della vita. Mi è venuta voglia di replicare questa situazione. Di dargli voce più che altro. E così io ho chiesto ad Alessandra se mi raccontava la sua storia. È nato un libro che si chiama La sedia di Lulu e che racconta proprio la storia dal giorno che Alessandra ha avuto l'incidente fino a quando Lulu è entrata nella sua vita e l'ha completamente... Che è una storia bellissima, tra l'altro. Alessandra, vogliamo vedere qualcosa? Perché l'abbiamo portata... Lei ce l'ha detto, noi ci fidiamo, sappiamo che Lulu è bravissima. A me piacerebbe vedere qualcosa... Qualche abilità. Proviamo a fare squillare il telefono, poi vediamo. Cosa fa. Attenta, sa? Squilla un telefono? Dovrebbe, sì. E dov'è? Il telefono. Portalo. Oddio, sta dentro il cassetto. Oh, l'ha aperto! L'ha portato in terra! È straordinario! Brava Lulu. Dovrebbe riportarlo anche a posto. Qua non è facile. Dovrebbe insegnarle anche a dire no, adesso non può occupare. Bravo, di te. Ma vieni. Ha messo vieni pure. L'ha rimesso a posto. Sì, poi vuole il premio, però. Vuole il premio. Giustamente. Poi adesso facciamo vedere che. Come vedete anche... non è molto magra. No, non è molto magra. Riceve molti, diciamo, premi. Riceve molti premi. E quelle altre cose là cosa serve? Allora, prima faccio vedere che quando mi cade qualcosa, normalmente... Ecco, è caduto il mazzo di chiavi, lei avrebbe difficoltà. Brava. A lei raccoglie tutto quello che cade. Sì, assolutamente, qualsiasi cosa. Dalle chiavi a una monetina da un centesimo, qualsiasi cosa. Quindi lei non è padrona di buttare la buccia di banana che lei gliela riporta. Bellissima, sì. Esatto. Sì, effettivamente riporta. Sporchi, non so quello che butta. Di tutto. E poi? Salute! Ah, c'è un po' di raffreddore, Alessandra. Avrebbe bisogno di un fazzolettino, chissà chi glielo... Brava! Adesso è sporco, però. Lo portiamo nel cestino. Adesso è sporco quel fazzolettino. È meglio buttarlo nel cestino. Ecco, fatto. Vedi, è caduto allora. Mettilo bene dentro. Mettilo bene. Sì, eccolo. Bravissima, brava. Adesso sì che te lo do. Molto, 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 molto brava. Allora, ti do un premietto. Mi a piedi. Lulu ci ha divertiti, ci ha commossi, ci ha interessati con queste sue abilità. Però, ecco, soffermiamoci anche a pensare
che queste abilità, grazie ad Alessandra, a Marina, al loro impegno, vengono insegnate anche ad altri cani che hanno così la possibilità di aiutare altre persone diversamente abili nella loro quotidianità. Quindi i cani già sono importanti in assoluto, sì. Per chi ha qualche problema sono ancora più importanti, per chi ha una disabilità possono diventare vitali, proprio essenziali. Grazie, grazie Alessandra, grazie, grazie Marina, grazie Lulu, grazie, sei un tesoro.